L'artista esistenzialista, tre quartine, anzi sei quartine della, sì, sei quartine della giornata. Ad ogni rintocco di campana ruggisce il tempo, le amicizie odierne si abbracciano e poi si frantumano in un lampo. La vita ci accoglie continuamente con gioia e dolore, nonostante tutto, sai che al loro intimo passaggio imparerai comunque qualcosa. Quella spina fa ancora male sotto cuto, ma quanto profumava quella vellutata rossa. Abbastanza anche spigoloso, provocatorio, ma anche calzanti se vogliamo con i tempi odierni, perché io credo che molte volte c'è un rintocco di campana, c'è uno stato d'animo particolare, però il tempo ruggisce, il tempo ti ruggisce dietro, ti mordicchia le caviglie, perché comunque sai, il tempo spesso e volentieri diventa anche magari orfano di se stesso, è abbastanza pesante, pedante e quindi crea tante problematiche, perché magari sta vivendo un momento di, diciamo, gioia. Le amicizie attuali non fanno altro che il lunedì si abbraccia, il mercoledì sono già frantumate in un lampo, in battibaleno. Perché? Perché non c'è spessore, quindi non c'è radicamento, non c'è nulla. La vita credo che ci accoglie continuamente con gioia e dolori, c'è sempre questo bilancino emozionale tremendamente competitivo tra la gioia e il dolore, ma nonostante ciò sai che comunque imparerai qualche cosa, perché poi è questo compendio emozionale tra l'uno e l'altro che ci rende quello che siamo oggi. Io credo che ci sono delle spine che fanno sempre male sotto cute, però se tu sai che hai vissuto delle situazioni laddove c'erano delle spine, però poi hai potuto anche apprezzare il profumo spettacolare di quella vellutata rosa, sai che ne è valsa comunque la pena. Ogni chiesa ha il suo rosone e la sua luce, qualsiasi essere non dovrebbe masticare sempre solo poltiglie sofferenziali, ma di tanto in tanto anche qualche meritato barlume di luce. Il potere logoro chi non ce l'ha, la maggior parte delle fanciulle odierne vogliono essere trattate con i guanti gialli e farsi acclamare inderogabilmente come Sua Maestà. Anche qui c'è un finale un po' provocatorio. Io credo che la Chiesa, diciamo tutto quello che è il credo, la fede, eccetera, eccetera, ha un proprio rosone. Il rosone è la parte alta, vetrosa, laddove fuoriesce la luce, laddove arriva la luce in Chiesa. È anche un po' la luce che è dentro in ognuno di noi. E noi sappiamo che, come c'è un credo, c'è fede, ci dovrebbe essere anche un po' di luce. Penso che ognuno di noi non tocca solo la poltiglia sofferenziale, ma anche un po' di barlume, di luce, di meritata luce, di meritata pace. Nel senso che non possiamo sempre correre all'infinito fra storie, storielle, uscite e quant'altro, ammesso e non concesso, chi per esso sia, un po' in ottica generalizzata, ma poi c'è bisogno anche di un po' di pace. Man mano che gli anni passa. Il potere lo logora chi non ce l'ha. Questo l'abbiamo sempre detto, tendenzialmente io. A me non è mai interessato il potere o altro, preferisco magari fare quello che faccio, farlo in un certo modo, però effettivamente oggi vedi che il potere, chi ce l'ha, lo gestisce in un certo modo, a proprio interesse. Quindi. La maggioranza delle fanciulle odierne, le ragazze attuali non vogliono essere trattate con guanti gialli, uscite, pizze a destra e a manca, eccetera, eccetera, e farsi acclamare sempre e comunque come delle principesse incantate. Va bene, sono felice con un foglio innanzi e una penna in mano. Se non rimani te stesso, non andrai lontano. Il caos vive fuori le stazioni mentre accanto ai treni c'è parsimoniosa attesa. Spero un giorno, non tanto lontano, di trovare un adeguato equilibrio, una taciturna casa. Molto introspettivo, molto calzante, intimista. Io penso di essere felice, tranquillo, rilassato, con un foglio bianco latte e una penna in mano a scrivere romanzi, poesie, fanno parte di me, anche magari quando c'è una sofferenza per una non condivisione che noi abbiamo avuto, abbiamo tendenzialmente con un genitore, un amico, quello che volete, è sempre la gioia primordiale, lì la riesci a catechizzare, più che la gioia, gli stati d'animo comunque si siano anche delle sofferenze, diciamo, meste. Devi rimanere te stesso, se rimani te stesso vai lontano, se non rimani te stesso e rimani agganciato a quello che è un contesto, diciamo, poco probante, dozzinale, ordinario, quello che gli altri dicono di fare, non sarai mai felice. Fuori le stazioni vedi il caos, gente che corre, mormora a destra e a manca, all'interno della stazione vicino ai treni, vedi un po' questa dicotomia calzante che è la parsimoniosa attesa di chi deve prendere il treno, quindi un po' un discorso di pax intero e dall'altra parte c'è tanto caos, quindi vedi. Un giorno non tanto lontano, che ho già 50 anni, vale per ognuno di noi, ma nello specifico parlo di me, spero di trovare l'equilibrio interiore e una taciturna casa. Taciturna casa intendo una casa silenziosa, non casa magari a livello strutturale, una casa a livello interiorizzato, cioè un posto con me stesso dove effettivamente riuscire
a stare un po' più tranquillo. L'orgoglio ruggisce come un leone in gabbia, i ricordi da volte si polverizzano quando meno te lo aspetti, come era rifatta sabbia. Ogni tanto guardatevi allo specchio e fatevi anche qualche domanda interessante. Quanto avrei voluto guardare oltre, come hanno fatto Nostradamus e il sommo Dante. Quindi è abbastanza, ripeto, sì. C'è un po' un'introspettività abbastanza anche audace e volitiva. Io credo che l'orgoglio di ognuno di noi non ci può portare lontano quando ci sentiamo, diciamo, messi da parte, poco considerati, sentiamo un pochettino che la terra ci frana sotto i piedi, siamo orgogliosi, l'orgoglio non porta da nessuna parte, per cui il ruggito dell'orgoglio è il ruggito del leone in gabbia, quindi ti senti un po' ingabbiata da tanti contesti che non ti piacciono e purtroppo è poco piacevole, ma neanche sicuramente positivo. I ricordi, molti ricordi rimangono con noi, tutti i ricordi rimangono con noi, quantomeno io credo che alcuni si polverizzano all'eterico contatto come sabbia rarefatta. Quando poi tante storie, rapporti, diciamo di amicizia, fidanzamenti, quello che voi volete, non sono come il primo giorno, a distanza di un po' di tempo, c'è stata molta amaretta, poca, diciamo, sincerità, poca serietà, tante volte scompare tutto. Io penso che ognuno di noi dovrebbe ogni tanto guardarsi allo specchio, ma non soltanto per guardarsi, per farsi le fotografie o pettinarsi i capelli, ma farsi anche qualche domanda. Tipo, ho 8 anni, cosa ho costruito, cosa ho fatto, chi cazzo sono? Ok. Avrei voluto comunque guardare oltre me stesso, essere un pochettino più, diciamo, espanso, non necessariamente a livello interiorizzato, a livello mentale, tanto quasi come hanno fatto Dante e Nostradamus, cioè un guardare oltre, un essere stimolato alla crescita a livello interiorizzato, studiare e quant'altro. Poi, rosolo l'agnello sulla brace così come l'anima mia in croce, piange l'olivo fragrante di cristallino olio verde giada mentre sorride capochino il sibillino. No, cioè, c'è un sottile equilibrio fra sofferenza e passione ed è sempre preferibile non oltrepassare mai quel confine sottile. La lontananza fisica ed emozionale talvolta fa davvero tanto male. Cosa vuol dire tutto ciò? Questa è molto molto bella. Io credo che fondamentalmente, scusate, mi metto in una posizione un po' più comoda, e così come rosola l'agnello sulla brace, la parte di noi scottata, la parte di noi sofferente, dolente, l'anima te la senti in croce perché magari vedi le cose che non dovresti vedere, hai dei momenti poco piacevoli a livello interiorizzato, vivi delle situazioni a livello emozionale non al massimo, che okay, ti senti così. C'è una differenza fra l'olivo fragrante che piange, diciamo, questo cristallino olio verdeggiato, cioè la sofferenza dell'olivo, mentre dall'altra parte capochino, cioè chi di fronte a te, diciamo, sorride, sornione, sibillino, quasi come, ripeto, l'audace, il sibillino noce. Quindi c'è un po' una differenza, un atteggiamento dicotomico pregnante fra quello che è l'oliva e quello che è il noce. Chi ha dato tanto e chi magari ha preso e non gliene è fregato mai più di tanto un cazzo, in un certo tipo di storia che possa essere una storia amorosa, una storia di amicizia, di quello che volete, familiare, fate voi, lavorativo, quello che volete. E spesso volentieri ci sono queste cose, chi dà tanto e chi dà poco, chi prende tanto e chi non prende nulla, quindi non è il massimo. C'è un sottile equilibrio, ecco, fra la sofferenza e la passione, quindi tra la passione, diciamo, i rapporti anche magari passionali, audaci, sferzanti, quello che volete, e la sofferenza, quindi il languore, diciamo tutto quello che sono i dolori interiorizzati, ed è preferibile mai non andare oltre quella soglia, quel confine sottile, diciamo, fra entrambi, perché poi magari chiaramente tante storie che finiscono male comportano delle sofferenze a livello interiorizzato, ve lo dicono tanti amici. La lontananza emozionale, la lontananza fisica spesso e volentieri fa male perché se tu tieni una persona è chiaro che la vuoi vicina. Ok. Quanto è difficile passeggiare per strada con un guscio d'uovo in testa così come faceva il triste Calimero. Ho conosciuto tante donne col fisico da leonessa e la testa da somaro, provocazione. Il vento capriccioso raggela l'anima quasi quanto dubbi e ricordi intimamente raccolti in ognuno di noi, il buonismo non pagherà mai. Quindi questa è un po' una riflessione profonda anche nel finale. E poi la vita passiva. È difficile, è tanto difficile passeggiare per strada, quasi come se ci considerassero dei cretini patentati, sai, come Calimero con il guscio in testa, dice, beh, questo è un cretino, uno che dice sempre sì, però poi io penso che non è che si tratti di essere stupidi, di essere accondiscendenti
Stupido non significa necessariamente fesso, è un po' un adattarti a dei contesti che dovrebbero portarti quantomeno ad una crescita. Ho conosciuto talmente tante quelle donne, parlo di me, parlo di altre che magari mi fanno di queste, diciamo, confidenze e quant'altro, che avevano il fisico da leonessa e il cervello da somara, testa da somara, quindi anche delle splendide donne, ma poi a livello mentale delle galline o tendenzialmente testa somaro, testardi all'inverosimile. Il vento capriccioso raggela l'anima, così come ecco, il vento freddo, tutti quelli che sono i dubbi, le incertezze, le difficoltà a livello interiorizzato, tutto quello che ci viene fatto il male, una storia che non va, un rapporto che non va, quello che volete, ecco che l'anima, diciamo, raggela, l'anima raggela, sono dubbi, incertezze, ricordi raccolti in ognuno di noi, però ci sono tanti e tanti dubbi. Dice, ok, ma cosa ho vissuto? Ho dato tot e ho ricevuto tot, però magari tendenzialmente potevo magari comportarmi in un modo diverso, non sono stato compreso, non mi è piaciuto come mi hanno trattato e via discorrendo. E qui concludo il finale, il buonismo non pagherà mai. Perché? Se sei troppo buono, per qualcuno sei troppo fesso, ma chiaramente tu sai che ti hanno cresciuto in un certo modo e ti proponi sempre allo stesso modo e poi sai. Diventa banale, assurdo, incoerente, inconcepibile, inadeguato, ingiustificato. Fate voi perché poi, ripeto, il buonismo non paga. Probabilmente dovrebbe essere anche bravi a giocare le partite a scacchi con le persone, però chi poi tante cose non le sa fare è davvero un gran problema. L'artista esistenzialista, buona serata a tutti.